Buonasera, grazie dell'invito, che non è una cosa da poco, perché da tempo in questo Paese si sta cercando di semplificare il rapporto potere cittadini, togliendo di mezzo quelle che sono le cosiddette strutture intermedie, quelle che in qualche modo, come dire, costruiscono una parte, non tutto, ma una parte dell'essere, del sapere, del condividere delle persone. E questa cosa è venuta avanti ed è esplosa fortemente con questa questione del referendum. Noi abbiamo fatto una scelta, siamo stati attaccati anche noi, non così ferocemente come è stato attaccato l'ANPI. Ricordo anch'io un dirigente dell'ARSI di tanti anni fa che mi ha scritto e mi ha detto: ma perché non fate quello che dovete fare? Occuparvi del costo del bianchino e del gioco delle carte? E dopo 30 anni che sto in questa associazione e dopo questa persona che per anni l'ha diretta, mi domando se questa è l'immagine che noi diamo dell'associazione ARCI, 1 milione di persone iscritte nel nostro paese e 5.000 circoli. Io credo no. Abbiamo fatto un percorso di discussione, un percorso democratico, in cui si è costruita una maggioranza e una minoranza fino all'interno dell'ARCI, nella nostra associazione. Abbiamo votato senza premi di maggioranza di niente, ma testo un voto, e abbiamo preso una posizione, che era la posizione di dire: siamo contro questa riforma, lavoriamo perché i cittadini votino no, però nello stesso tempo, e non solo perché abbiamo al nostro interno una parte di persone dubbiose o che sono invece disposte a votare sì, ma perché crediamo, come dire, che questo vada fatto nel momento in cui parliamo di Costituzione, quindi di legge fondamentale, di quello che è il rapporto cittadini, il patto sociale, che noi abbiamo bisogno di condurre una campagna molto aperta, che ci porta a confrontarci tutti, perché il giorno dopo il referendum, i dati poi, come dire, sono all'incirca su quelli, va a votare poco più del 50%, si vince, chi vince, vince con una grande minoranza di elettori, di cittadini di questo paese. Allora il primo problema che vi pongo è questo: nel momento in cui noi mettiamo modo, in modo sostanziale, alla Carta Costituzionale, come poi questa, come dire, venga assunta, venga vidimata, diventi ufficiale attraverso il voto di una minoranza di questo paese. Ovviamente questo, come dire, non è imputabile nello schieramento del sì, nello schieramento del no, sono percorsi, venivano ricordati anche prima dal professore, che vanno avanti da tempo, però noi forse potremmo prendere l'occasione di questo dibattito, e quindi bene queste discussioni, ma bene andare in mezzo alla gente, nelle strade, senza rigore, senza polemica, ma spiegando che cos'è, perché io sento che c'è veramente poca conoscenza di cosa voglia dire. E allora soprattutto passano una serie di cose, no? Si paghi di meno, si faccia più veloce, si sia moderni, ci si muova, eccetera, eccetera. Tutti concetti che di per sé non sono né positivi né negativi, ma che ovviamente non possono essere quelli, come dire, che qualificano questa Costituzione, la Costituzione, o perlomeno non possono essere solamente quelli i dati su cui si costruisce una Costituzione. Credo anche, come dire, che bisogna molto essere semplici. La nostra Costituzione nel 2009 è stata premiata dal premio Strega per la semplicità, non la banalità, ma la semplicità di linguaggio, quindi non per i contenuti ma per come è scritta. E questa è un'altra cosa importante, perché noi cittadini, già le leggi sono, come dire, lo capisco, un pochino contorte, e abbiamo sempre bisogno magari di qualche avvocato, di qualche interprete legale. Io spero che per la Costituzione questo non avvenga, e quindi va mantenuto fortemente quel carattere, come dire, di facilità di adesione del cittadino alla Carta Costituzionale, di capirla, di interpretarla e di sentirla sua. Questo è lo spirito con cui noi come associazione ci vogliamo muovere all'interno di questa campagna. Dicendo anche che, visto perché viene molto avanti, io credo che sia poi anche giusto nella richiesta, ma spiegateci il tale articolo, come viene riformato, cosa dice il sì, che cosa dice il no. Ovviamente possiamo entrare nel merito di questo, però io credo che bisogna anche dire
che la Carta Costituzionale non è un animale da macellare, cioè non esistono pezzi della Carta Costituzionale, esiste la Carta Costituzionale. Per cui anche questo ragionamento della prima parte, che è quella dei valori, che non verrebbe toccata, e la seconda parte, che è quella, come dire, che interpreta quei valori e quei diritti, che può essere modificata, ovviamente le due parti vanno assieme, perché la seconda stabilisce come i principi che vengono affermati nella prima parte poi devono essere praticati. E anche qui credo, come dire, che è difficile. Io faccio l'esempio del Senato. Posso essere d'accordo all'eliminazione del Senato, ma posso essere contrario all'eliminazione del Senato. Si tratta di capire qual è la costruzione costituzionale in cui quel Senato sta dentro o quel Senato viene eliminato. E quindi è difficile, se prima non facciamo un percorso di questo genere, stabilire poi articolo per articolo, dire no ma qui è meglio, no ma qui è peggio, la rapidità delle leggi, le leggi che vengono inviate, il numero delle leggi che vengono fatte. Ad esempio in Italia c'è forse un problema più che di leggi fatte, di applicazione, esatto, anche di applicazione di quelle leggi, per cui vengono a mancare i decreti attuativi, vengono a mancare gli investimenti, vengono a mancare la capacità di capire come quella legge venga fatta. E questi sono dati che si possono andare a verificare, che sono state approvate moltissime leggi nei vari anni, come è stata modificata anche la nostra Costituzione più volte, non è vero, come dire, che non è mai stata modificata, sono stati fatti alcuni interventi, e credo che per questo dobbiamo dirlo, perché non possiamo apparire come quelli, come dire, che sono fermamente abbarbicati a quella carta che è stata votata quasi 70 anni fa, come è stata modificata nel tempo anche prima del famoso articolo 5, quindi anche ancora nella prima Repubblica, si può modificare. Ovviamente è un argomento che va trattato con molta attenzione, evitando poi le semplificazioni. Spende di meno se si manda a casa un po' di gente, i politici tanto non fanno un conto, e anche qui, come dire, si dà una lisciata alla cosiddetta antipolitica, la rapidità delle decisioni che, come dire, vanno anche ponderate. E poi io credo che la vicenda della concomitanza della legge elettorale in qualche modo non è che possa essere sottovalutata. Io penso che sarei personalmente per il no, anche senza la legge elettorale. Lo penso non perché credo che la carta sia intoccabile, ma per come è stato fatto il percorso, perché questa riforma è molto pasticciata, perché i bilanciamenti a quelli che sono poteri che si rafforzano non li vedo o li vedo messi in difficoltà, però ulteriormente, anche se c'è adesso il percorso tra pronuncia della Corte Costituzionale e forse l'idea che si possa riformare la legge elettorale, ovviamente oggi sul tavolo c'è quella proposta, e quelle due proposte assieme io credo che diventino abbastanza esplosive. Dico subito che io non penso, se detto da molte parti, il Parlamento è illegittimo, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità di alcune parti di tre articoli. Ovviamente ha costruito anche una sensibilità istituzionale per non costruire un vuoto di potere, e chi dice che siamo con un Parlamento illegittimo vuol dire che siamo in uno stato di golpe, credo che non sia questa la situazione, però ovviamente quel Parlamento aveva una sua delegittimazione che è diversa dalla legittimità e che avrebbe dovuto produrre velocemente un'altra legge elettorale, mentre invece ha prodotto più leggi e oltretutto ha messo in qualche modo mano alla Carta Costituzionale. Ecco, io credo che queste siano, come dire, le cose che ci portano, che ci hanno portato come associazione a dire ci schieriamo in questa battaglia. Come ho detto, lo facciamo sapendo che anche al nostro interno ci sono persone che hanno un atteggiamento, una valutazione diversa. Non abbiamo voluto esorcizzare nessuno, mettere fuori nessuno. Abbiamo detto nei nostri circoli si fanno i comitati per il no, ovviamente non quelli per il sì, perché sennò non avrebbe senso prendere una determinata posizione, ma vogliamo avere nei nostri circoli anche le persone che pensano di votare sì, vogliamo confrontarsi con loro, ma sostanzialmente vogliamo confrontarci con i cittadini. L'ultima cosa che voglio dire, perché l'ho anche
ho accennata prima, non è che, come dire, diciamo che una carta costituzionale non può essere mai toccata. È stata toccata alcune volte negli Stati Uniti d'America in 200 anni, è stata toccata da noi, però ancora prima credo che sono i tre passaggi che ci possono poi portare a questo risultato, che questa campagna dovrebbe aiutarci anche nell'idea un po' propedeutica ed educativa che diceva il professore prima. Innanzitutto capire la Carta Costituzionale. Ora, mi accorgo, come dire, che c'è questa incomprensione, specialmente da tempo penso che ad esempio nelle scuole non venga spiegata, non venga discussa, non venga raccontata, non solo gli articoli, ma il significato, il senso, che cos'è, che cosa viene prodotta, perché appunto veniva detto ci sono comunque dei limiti, e quei limiti, come dire, vanno anche detti nella costruzione della cultura del cittadino. La seconda è quella di applicarla, perché poi possiamo fare le costituzioni migliori di questo mondo, se poi queste costituzioni in parte non vengono applicate, poi, come dire, diventano colpevoli le costituzioni e non chi non è riuscito a applicarla. E noi sappiamo che ci sono molte parti della nostra Costituzione che non sono state applicate. Fatto questo percorso, allora, come dire, forse siamo un pochino tutti più legittimati a mutarla. Chiudo, penso che non sia il caso qui, però in generale, perché appunto, ritornando al ragionamento, ma voi perché non vi fate gli affari vostri e entrate nel merito, fate i partiti politici? Innanzitutto che c'è un articolo 18 della nostra Costituzione che dice che l'associazionismo è libero, e quindi, come dire, sei libero, libero di dire quello che vuoi. Possiamo dire quello che vogliamo sulla questione della violenza delle donne, possiamo dire quello che vogliamo sulla questione dei migranti, poi veniamo attaccati anche su questo, per carità, non possiamo dirlo sulla Costituzione italiana, che sia, come dire, una incongruenza. La seconda questione è che le associazioni scelgono all'interno di quelle che sono le leggi dello Stato democraticamente quali sono i loro regolamenti. E quindi chi dice non è compito, l'invito è iscriversi, guardarci avanti, fare i percorsi democratici all'interno di quelle organizzazioni, portare le loro idee, chiedere la verifica democratica, e quando poi appunto avranno la maggioranza di quelle organizzazioni potranno schierarle o in un altro modo o non schierarle del tutto. Per il momento questa è la realtà. Grazie.